TV del Senato dell'audizione in programma e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per la procedura informativa che sta per iniziare. La riunione dell'Ufficio di Presidenza prevede lo svolgimento dell'audizione informale in videoconferenza di RFI, Rete Ferroviaria Italiana SPA, nell'ambito dell'esame dell'atto di governo 352, documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Siamo collegati con la dottoressa Vera Fiorani, amministratore delegato, il dottor Gianfranco Pignatone, direttore strategia, pianificazione e sostenibilità, e il dottor Enrico Ceri, responsabile del piano investimenti e contratti di programma. Ringrazio i nostri ospiti e cedo loro la parola. Successivamente i colleghi potranno formulare eventuali domande. Dottoressa, le cedo subito la parola. La ringrazio, Presidente, buongiorno a tutti. Noi pensavamo di introdurre il tema su cui ci avete chiesto di essere auditi attraverso una presentazione che, se lei mi consente, Presidente, condividerei. Perfetto, allora come dicevo Presidente, se lei è d'accordo condividerei delle slide velocemente che ci consentano di, diciamo, percorrere questo documento Certo. e questo argomento con una certa, diciamo, speditezza, diciamo. Allora, il primo, diciamo, questi sono i tre, diciamo, elementi che avrei pensato di sintetizzare a beneficio dell'Aula, partendo velocemente dagli obiettivi della programmazione e dal modo nel quale noi, diciamo, riceviamo il documento strategico oggetto dell'audizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Come vedete, noi, per effetto del PNRR, delle leggi finanziaria di stabilità del 2022, abbiamo ricevuto l'incremento del nostro portafoglio progetti per un importo complessivo di 31 miliardi e 8 che diciamo, viene regolato attraverso il contratto di programma 2021 nei rapporti appunto con lo Stato. Vedete come questi 31 miliardi e 8 sono divisi nelle diverse tipologie di investimento, filoni di investimento, tutti ovviamente afferenti allo sviluppo in sicurezza e mantenimento dello sviluppo in sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale. Gli obiettivi che noi, diciamo, traiamo dal documento strategico sono quelli che il governo stesso, attraverso il Ministero delle Infrastrutture, ha individuato come obiettivi di riferimento per il paese, attengono al raggiungimento degli obiettivi di shift modale favore della modalità ferroviaria rispetto alle altre modalità di trasporto, in particolare naturalmente di quella stradale, soprattutto a carattere individuale, che rappresenta, diciamo, il riferimento, che concorre al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione. È probabilmente il ruolo più importante che il settore ferroviario gioca proprio sui temi della sostenibilità.
fa parte del, diciamo, programma del paese, come sapete, sappiamo, la transizione digitale, l'infrastruttura ferroviaria, le sue connessioni sono altamente, diciamo, interessate dalla transizione digitale. Manteniamo con il programma un valore sui livelli occupazionali diretti e indiretti, evidentemente genera funzionamento e lo sviluppo dell'infrastruttura e naturalmente i temi dell'inclusione sociale e della crescita economica, che tra l'altro si traducono, sono stati tradotti anche in una serie di, diciamo, provvedimenti, una serie di elementi normativi che toccano direttamente il funzionamento e lo sviluppo dei progetti ferroviari. E, diciamo, sappiamo, quindi diciamo, non vale neanche la pena sottolinearlo, come diciamo, il nostro rapporto con lo Stato che riguarda i contratti di programma è ben noto a tutti, da, diciamo, in attuazione delle nuove, dalla legge del 233 del 2001 convertita e convertiva al DL, da marzo 2022 dovremo procedere alla contrattualizzazione dei nuovi contratti di programma. Sapete, sono due, adesso velocemente vediamo la sintesi: il contratto di programma parte servizio, parte investimento. Ascoltate, noi siamo rimasti alla slide di copertina, non so se voi siete andati avanti. Sì, siamo a 5 in effetti. Noi siamo rimasti alla copertina. Interessante. Non so se avete, se vedete lo schermo. Interrompo la condivisione, rientro, accidenti, ma mi spiace, sono, non li condividiamo. Potrebbe essere questa, questa la leggete? Sì. Okay. Sì, allora, dicevamo, allora, scusate, prima della copertina, questa era quella, la legge degli obiettivi della programmazione? Sì. Ok, allora era quella che commentavo prima, quando dicevo che appunto il portafoglio di rete si è incrementato di 31 miliardi e 8, con i filoni di investimento che vedete sintetizzati nei segni in basso a sinistra, e sono il piano degli investimenti, diciamo, che trae, diciamo, l'INFA in relazione al documento strategico oggetto della presente audizione che il Ministero delle Infrastrutture ha inviato a tutte le Camere alla fine dell'anno passato. In questo documento noi, diciamo, traiamo gli obiettivi che vengono dati per creare valore al sistema, di cui noi evidentemente siamo parte, parte, diciamo, sostanziale, che vengono sintetizzati nei cinque indicati nel disegno a destra, e quindi parliamo dello circolare, in cui evidentemente la modalità ferroviaria gioca un ruolo sostanziale, perché come sappiamo è la modalità di trasporto ritenuta più sostenibile, quindi concorre in maniera diretta, perseguendo lo shift modale, al secondo importante obiettivo, che è la decarbonizzazione, che rappresenta appunto un obiettivo del paese, poiché evidentemente riduce l'effetto negativo di altre modalità di trasporto hanno appunto sul sistema sostenibile. La transizione digitale è l'altro obiettivo di riferimento del paese, che per noi rappresenta, determina, poi vedrete, un piano di sviluppo di una tipologia particolare di investimenti. Concorriamo naturalmente all'obiettivo dell'occupazione diretta e indiretta, che avviene sia direttamente ma anche attraverso tutto, diciamo, l'attivazione del sistema economico, soprattutto legato al processo degli investimenti, e poi i criteri di inclusione sociale e crescita economica, che sono evidentemente alla base del sistema di valori del paese e che hanno anche trovato normative specifiche da noi, diciamo, di cui noi siamo stati destinatari, normative specifiche che devono essere applicate per lo sviluppo degli investimenti anche ferroviari. Il quadro dei fabbisogni, diciamo, come sapete, spero che la slide 5 risulti proiettata. Noi dobbiamo da marzo, diciamo,
da marzo, secondo diciamo, quanto dice la legge 233 del 2021, procedere alla contrattualizzazione dei nuovi contratti di programma con lo Stato, il Ministero delle Infrastrutture. Sono i due contratti della manutentiva, programmi di manutenzione, programmi di investimento e di sviluppo, che copriranno l'orizzonte temporale 2022-2026, ma naturalmente soprattutto quello degli investimenti di sviluppo in realtà ha una dimensione, diciamo, che va ben oltre il 2026. In questo contratto di programma, in questi contratti di programma, bisognerà definire, si definiscono i fabbisogni finanziari del periodo 22-26, quindi le risorse aggiuntive che ogni anno dovranno alimentare il contratto stesso e che consentiranno di portare avanti i programmi di sviluppo definiti all'interno del contratto stesso, di cui ora vedremo degli elementi sintetici. Dalle prime analisi, parliamo di una mobilitazione di risorse importanti che vengono circa, si parla di 55 miliardi di euro, ora vedremo alcuni elementi aggiuntivi per quello che riguarda il contratto di programma degli investimenti e 11 miliardi per quello che riguarda il contratto dei servizi. Come diciamo nascono questi 55 miliardi di riferimento? Nascono naturalmente facendo un'analisi sulla maturità dei progetti attualmente esistenti e sulla base anche degli studi di fattibilità che stanno maturando. Quindi la prima valutazione di cui ora vediamo alcuni elementi di riferimento. Vediamo prima il contratto di programma parte cosiddetto servizi. Sapete che regola l'attività manutentiva nel suo complesso, sia la parte ordinaria che la parte straordinaria. È riorganizzato in questa versione rispetto a quello appena scaduto nel 2021 e articolato attraverso quattro livelli di infrastruttura su cui è necessario investire e garantire quindi l'efficienza e il pieno funzionamento dell'attuale, quindi ci muoviamo in un perimetro fisico costante, nel senso di crescere negli anni per effetto dell'attivazione dei nuovi progetti di investimento che finiscono il loro, entrano in esercizio e quindi passano da una fase di sviluppo a una fase di mantenimento e quindi passano dalla gestione all'interno del contratto degli investimenti verso una fase di mantenimento all'interno del contratto cosiddetto parte servizi. Le infrastrutture è stata riletta attraverso questi quattro elementi: infrastruttura fisica, quella energetica, quella tecnologica e il supporto alla manutenzione e ai processi di internalizzazione asset strategici per l'attività di mantenimento dell'infrastruttura ferroviaria. Come vedete, alcuni elementi fisici che sono quelli che di partenza, nel senso che sono quelli della situazione di oggi al 31 dicembre 2020 e che evolveranno man mano che il numero di binari rinnovati e il numero di binari, il numero di deviatori, il numero dei giuntici, quindi il numero di ponti e gallerie si modificherà per effetto dell'attivazione dei nuovi investimenti. Quindi i numeri, 1000 chilometri di binari, 16.000 chilometri di binari si muoveranno, ma all'interno di questo contratto noi abbiamo indicato i KPI, abbiamo indicato gli elementi sui quali agiremo e che noi toccheremo in vigenza di contratto. E vedete, solo per condividere, la velocità dell'infrastruttura e alcuni componenti dell'infrastruttura è importante, quindi parliamo di 28 anni per tutto il mondo dei binari di corsa, che con il contratto arriverà a 26 anni, quindi l'effetto del mantenimento farà scendere l'età media da 28 a 26 anni. Stessa cosa per la trazione elettrica, gli impianti di trazione elettrica sui binari di corsa, che sono i binari evidentemente più importanti dell'infrastruttura ferroviaria. Questo per dare solo un riferimento di lettura all'elemento del mantenimento di ciò che già abbiamo e che avremo per effetto dell'entrata in funzione dei nuovi investimenti. Invece, il contratto degli investimenti, e siamo alla slide 7 che spero possiate vedere, ci identifica
come sviluppiamo l'infrastruttura, come modifichiamo l'assetto attuale dell'infrastruttura. Potete vedere che facciamo riferimento a una prima stima di portafoglio investimenti di 213,4 miliardi di euro, 109 dei quali sono già sono opere in corso, sono già finanziate a diversi stadi evidentemente di progettazione o realizzazione, e ci sono altri 100, una stima di altri 104 milioni di opere programmatiche, quindi diciamo che non sono finanziate, ma che diciamo, rispondono in maniera, diciamo, hanno il connotato di rispondere in maniera coerente alla, diciamo, al piano della strategia che, diciamo, scusate, che parte dalla, diciamo, dagli ultimi documenti di programmazione, PNRR compreso, che il governo ha elaborato e si, diciamo, in un senso, diciamo, di coerenza e continuità con il documento di strategia, di sviluppo strategico delle infrastrutture, che è oggetto, diciamo, dell'audizione, quindi dell'esame che la Commissione sta conducendo. Vedete come non tutta la parte programmatica delle opere da finanziare, evidentemente, è esauribile nel quinquennio di vigenza del contratto di programma. Quell'arco temporale, oltre a portare avanti tutte le opere in corso, ci sarà necessario, si potranno avviare altri 54 miliardi e 6 di opere oggi in uno stato programmatico, e gli ulteriori 49 e 7 non potranno che avere, diciamo, avvio oltre il 2026, quindi troveranno, diciamo, collocazione nel successivo aggiornamento del contratto di programma. Come si collocano, vedete, i tre grandi filoni rilevanti secondo, diciamo, il nostro portafoglio. Parliamo di sicurezza, adeguamento a standard tecnici, quindi sapete essere per noi la priorità zero, 39 miliardi e 100, di cui 17 in corso, ma ci sono ancora una parte importante da finanziare. Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento, quindi è la parte del sistema nervoso del sistema ferroviario, 19 miliardi e 100, di cui 7,9 già in corso, e la parte da leone, naturalmente, dal punto di vista finanziario, lo fa lo sviluppo, cioè i nuovi progetti che sviluppano direttrici, nodi e linee regionali, 155 miliardi, di cui 88 e mezzo sono finanziati, quindi in corso nelle diverse fasi, e come vedete 41 e 2 sono quelli che immaginiamo facciano parte del contratto di programma 21-26, ancorché siano da, diciamo, definire le relative risorse finanziarie. 25 e 5 saranno invece, diciamo, presi in carico dal punto di vista proprio della lavorazione delle prime fasi progettuali a partire dal 2027, quindi con efficacia nel prossimo contratto di programma, e quindi nel secondo, insomma, non oltre il 26. E come vedete, sperando che si legga, comunque noi queste slide, Presidente, le inviamo, i 41 miliardi e 2 che noi immaginiamo far parte della parte programmatica che si riesce ad attivare nel periodo 21, nel periodo 22-26, comprende ovviamente il completare accetti i criteri, sono stati definiti, sono stati, diciamo, acquisiti quei criteri che il documento strategico oggetto, diciamo, dell'audizione declina, e quindi li leggo a beneficio, diciamo, di una grafia un po' piccola che forse non aiuta a cogliere il fatto che questi 41 miliardi e 2 comprendono tutto il completamento delle opere previste nel PNRR, nel piano complementare, quindi sono partite, sono finanziate, sono in corso e potranno essere completate. Faccio riferimento agli altri lotti della Salerno-Reggio Calabria, agli altri lotti della Pescara-Roma, piuttosto che, diciamo, tutto il completamento del piano dell'RTMS. Quindi ci sono progetti, piano delle stazioni, quindi programmi finanziati in PNRR, ma non completamente, diciamo, non completamente realizzati all'interno del contratto delle opere in corso.
Abbiamo poi naturalmente il completamento di alcuni progetti speciali, che sono quelli che sono partiti con degli eventi straordinari, di livello internazionale, come le Olimpiadi, come la Ryder Cup, come il Giubileo, diciamo, eventi, se si può chiamare, diciamo. Quindi partono e si completano tutte le fasi in occasione del verificarsi di tali eventi, ma poi in realtà rispondono a logiche, diciamo, di respiro. Mi ispiro più ampio, faccio l'esempio di uno di quelli di cui io sono commissaria straordinaria, che è la chiusura dell'anello ferroviario di Roma, ad esempio, che solo in una parte potrà essere reso disponibile per il Giubileo, diciamo, il resto potrà trovare, diciamo, finanziamento all'interno e non è, quindi dovrà essere finanziato e potrà essere completato all'interno, diciamo, del periodo successivo con fonti aggiuntive di finanziamento. Abbiamo, diciamo, all'interno di questi 41 miliardi e due, considerato il completamento degli adeguamenti o sviluppi delle reti TEN-T, corre, diciamo, seguendo gli obiettivi che l'Unione ci ha dato al 2030, che sono anche obiettivi di adeguamento tecnologico, ci sono obiettivi distinti, quindi diciamo di specifiche tecniche che consentono lo sviluppo dei corridoi TEN-T, quindi dentro c'è tutta questa parte. Poi il completamento degli interventi commissariali, che non sono necessariamente quelli di PNRR, perché molti interventi commissariali non sono il PNRR, ciononostante, diciamo, il solo commissariamento dà conto dell'importanza, diciamo, che viene attribuita, è stata attribuita a questi interventi dal punto di vista infrastrutturale, quindi per il sottoinsieme che non è PNRR è stato previsto questi 41 miliardi e due anche il completamento. E poi naturalmente, ed è forse capitolo l'ultima riga, le nuove esigenze di investimento che nascono dalle fattibilità tecniche-economiche che vengono realizzate, che, diciamo, maturano nell'arco, appunto, degli anni presenti. Ora io, diciamo, Presidente, sarei, diciamo, mi piaceva solo rappresentare alcune di queste slide che, diciamo, collegano, anche se un po' piena, spero la si veda, la numero 9, anche se un po' piena, mi consente, diciamo, di chiarire, diciamo, il modo nel quale, partendo dal documento strategico, che, diciamo, è oggetto di audizione, come poi questo documento, nelle linee che definisce, partendo proprio diciamo, dalla parte alta di questa slide, dove si parla, diciamo, di una serie di temi di sistema che fanno parte, no, della lettura strategica, che influenza fortemente la mobilità tutta, e quella ferroviaria in particolare. Parlo dell'urbanizzazione dei gap territoriali, che è un fattore che anche come gestore di infrastruttura da anni noi monitoriamo, perché da lì vengono le logiche, no, della mobilità. Quindi ci siamo perfettamente trovati, no, la crescita della domanda di mobilità, ciò che ci aspettiamo accada nei prossimi anni. Anzi, diciamo, nei prossimi 30 anni, anche dal 2000, addirittura la vista 2050, che è contenuta, ci consente di ragionare sulla direzione che delle cose devono essere prese: l'innovazione tecnologica, il cambiamento climatico, per un'infrastruttura ferroviaria che è piantata saltamente in terra, il cambiamento climatico è un fattore estremamente rilevante, l'agenda 2030 degli obiettivi SDG di sostenibilità. Naturalmente la policy della politica europea. Questi elementi che noi ritroviamo nel documento strategico rappresentano per noi la linfa su cui dobbiamo poi appoggiare diciamo, la nostra lettura dei nostri obiettivi operativi, che devono essere coerenti con questi elementi di contesto e con le linee di strategia di investimento che il documento stesso del Ministero ci delinea. Quindi come dire, lettura, diciamo, a cascata di questi elementi ci porta all'ultima riga colorata di questa slide, che sono il modo in cui noi abbiamo tradotto, in termini di programma di sviluppo per l'infrastruttura ferroviaria nazionale, le strategie di investimento che troviamo nel documento che, diciamo, in discussione, che il Ministero delle Infrastrutture ha elaborato. Questa strategia, quindi questa, diciamo, definizione di piani di sviluppo, ha
sono qui stati sintetizzati in strategie di sviluppo della mobilità passeggeri, della mobilità merci, e poi ci sono una serie di ambiti trasversali che toccano, diciamo, trasversali nel senso che non sono specifici per i due segmenti di trasporto, ma sono, diciamo, comuni a entrambi. Cito per farmi capire più facilmente il bullet giallo che recita la messa a terra di un piano che di investimenti che renda la rete più sicura, robusta e resiliente. Cioè, per me la lettura di quello che succede nel cambiamento climatico dell'agenda 2030 e dell'agenda 2030 per me significa, in termini trasversali, mettere a terra un piano che mi consenta di avere una rete più sicura, più robusta e più resiliente. Questo significa tutta una serie di programmi di investimento che concorrono a questo obiettivo. Questo per far capire come, senza, diciamo, togliere, diciamo, eccessivo tempo alla descrizione, come da un, diciamo, gli elementi di contesto poi il gestore traduce in piano di sviluppo la strategia che legge e riverifica anche, no, i piani che ha già concepito, proprio perché questo documento di strategia arriva nel 2021 e quindi evidentemente deve necessariamente richiedere una rilettura, no? O una necessità di ricontestualizzare gli investimenti del gestore. Naturalmente nella slide dopo io non ve lo dico soltanto, ma non ve la faccio, non è leggibile, no? Se non negli uffici, ma ci sono quindi una serie di azioni da quell'ambito strategico come rete più integrata, come rete più sicura, robusta e resiliente, rimaniamo solo all'esempio del d'arancione, significa tutta una serie di azioni e tutta una serie di piani che noi troverete, diciamo, troveranno poi collocazione all'interno del contratto di programma, in questo caso, diciamo, una parte degli investimenti di sviluppo. Quindi la logica con cui noi lo seguiamo, con cui noi lo attuiamo, è quella che vi ho detto. Nel proseguo di questa presentazione, però mi dica lei, Presidente, noi rappresentiamo su tutti i più importanti filoni di investimento lo stato dell'arte, perché hanno i nostri investimenti. Mi dica lei se preferisce che noi lasciamo agli atti o vogliamo appunto che commentarlo. Come vede, diciamo, sono esattamente i filoni, no, che abbiamo visto indicati poco fa. Siamo lo sviluppo tecnologico, le nuove sperimentazioni, su cui ci sono tantissime attività che vengono portate avanti. Poi abbiamo tutto il filone della logica dello sviluppo delle nuove appunto sperimentazioni. Abbiamo qui dell'idrogeno, ad esempio, che è una delle modalità sulle quali coerentemente con il piano strategico stiamo lavorando in applicazioni. Abbiamo tutto il tema molto rilevante delle stazioni e della loro accessibilità, tra i quali abbiamo un metodo di lavoro, veramente molto, diciamo, perché l'abbiamo sviluppato anche strumenti ad hoc, un metodo di lavoro che proprio ci consenta di contestualizzare la stazione all'interno dell'ambito urbano per fare in modo di capire, di conoscere, di comprendere quali sono le esigenze intorno a questa stazione, al silo della stazione ferroviaria del nostro 2200, e quindi fare in modo che le nostre stazioni sviluppino al loro interno, se possibile, insieme ai comuni, anche all'esterno, quindi nella connessione subito esterna, quella che noi chiamiamo la piazza antistante, solo per, diciamo, quei servizi che servono per facilitare la mobilità ferroviaria, per fare in modo che chi si deve muovere possa preferire trovare all'interno della stazione ferroviaria ogni modalità per arrivare e per trovare quei servizi che gli servono per viaggiare, ma anche per vivere, no? Per condurre la propria vita. Quindi l'accessibilità delle stazioni è un programma. Abbiamo messo a punto una piattaforma molto innovativa, tra l'altro sta concorrendo a un premio mondiale, proprio siamo arrivati in finale, abbiamo saputo ieri, lo dico perché abbiamo proprio sviluppato una strategia molto approfondita. Poi abbiamo tutta la linea del trasporto pubblico locale, che è molto, diciamo, rilevante.
vedete che parliamo di bacini regionali, di aree metropolitane, di linee turistiche, che diciamo infrastrutture a vocazione turistica naturalmente, che sono qualcosa che va contro il trasporto pubblico locale, ma al tempo stesso queste hanno ovviamente come linee turistiche, come una vocazione locale, ecco, diciamo non necessariamente di trasporto pubblico locale, ma sicuramente di tipo locale. Ecco, diciamo, il piano di sviluppo delle direttrici di interesse nazionale, quindi qui ci sono sintetizzati grandi gruppi, sono credo tutti molto noti, quindi diciamo partiamo dalla trasversale padana con tutte le linee V della Brescia Verona Vicenza, della Vicenza Padova, della Venezia Trieste che stiamo potenziando e fino alla Trieste di Vaca, per poi proseguire sulla Verona Brennero, sulle trasversali appenniche del centro Italia come la Roma Pescara, fase 2, la Orte Falconara. Quindi ecco qui ritroviamo tutti gli investimenti commissariati o PNRR che nel nostro, diciamo, non so se mi scuso, forse qualcuno ha un ok, ora va meglio, che trova ovviamente nella nostra proiezione del contratto di programma nuovo, ovviamente la priorità dal punto di vista dello sviluppo, perché coerenti, come dicevamo prima, alle logiche sia del PNRR che delle opere commissariali che riflettono la strategia del paese, direi, e anche. Poi abbiamo tutto il filone dei collegamenti dell'intermodalità, che quindi significa collegamenti dell'intermodalità delle merci, collegamenti ferroviari ai porti e ai terminali merci, con l'evidente, diciamo, volontà di mettere a sistema i grandi investimenti che stanno facendo sui porti affinché possa la modalità ferroviaria rappresentare la vera modalità principe, perché dai porti e verso i porti le merci, diciamo, percorrono, diciamo, l'intero paese. Vedete come al 2030 diciamo, abbiamo 8, diciamo, no, due nuovi collegamenti ferroviari saranno creati e 8 saranno potenziati. Nell'aeroporto e i terminali ne saranno potenziati 7 collegamenti, li vedete indicati, diciamo, anche fisicamente, diciamo, nella cartina indicata. Questo perché tentiamo, cioè l'obiettivo chiaramente è lo spostamento delle quote modali che vedete indicate nella tabellina a sinistra di questo grafico. Noi abbiamo oggi il treno sulle merci rappresenta il 4%, doppiare, quindi come dire, come quota di import di merci in Italia e la quota dello spostamento all'interno del paese è dell'11%. Quindi dobbiamo sulla merci ferroviaria, con la modalità 3. Quindi sapete che gli obiettivi del 2030 ci richiedono su questo un impegno, diciamo, molto significativo. Non di meno l'intermodalità è un tema che riguarda anche i passeggeri, quindi fa parte di un sviluppo. E fa parte dello sviluppo anche i collegamenti ferroviari con gli aeroporti. Al 2030 diciamo, saranno realizzati ben 11 nuovi collegamenti, li vedete indicati praticamente in tutta Italia. Quindi la rete ferroviaria si collegherà, quindi consentirà il passaggio modale dall'aereo al treno. In questo piano di investimenti è un piano di connessione delle infrastrutture ferroviarie agli aeroporti. E da ultimo, il punto sulle nuove progettualità. Voi sapete che questo contratto, diciamo, Interpunk 2021 prevede, diciamo, diciamo, dei fondi che si devono essere, che sono, diciamo, definiti per la definizione di studi preliminari o fattibilità tecnico-economica a seconda dello Stato in cui il progetto si trova, nel senso che evidentemente la prima fase di valutazione del progetto è proprio lo studio preliminare, che tra l'altro la rete esegue completamente all'interno, quindi diciamo viene fatto sulla base di un'analisi delle specifiche, delle caratteristiche dell'oggetto, o meglio dell'esigenza di mobilità che
viene espressa e che deve essere sicuramente soddisfatta, eventualmente appunto con un specifico investimento aggiuntivo. Questa è la modalità con la quale il meccanismo dello sviluppo, dello studio ferroviario, dello studio di fattibilità, dello studio di prima fase, normalmente viene elaborato. Vedete le fasi in cui ci troviamo, quindi il famoso fondo prevalentemente lavora su questa fase cerchiata in rosso, che è la prefattibilità, quindi e poi laddove le condizioni, che questa prefattibilità evidenzia spesso anche con una valutazione ancorché alta delle possibili alternative, poi determinerà la decisione di procedere alla fattibilità tecnico-economica. Concluderei, direi, con questa slide che evidenzia appunto proprio su questo fondo di progettazione che vale oggi 497 milioni nel contratto di programma 2021 e che verrà in ogni aggiornamento integrato di risorse, perché ci si aspetta che si scarichi degli studi fatti, che laddove comunque lo studio fatto o diventa una fattibilità tecnico-economica o addirittura una progettazione definitiva e quindi esce dal fondo per andare nella parte più articolata del contratto. Quindi come vedete, in questo momento Rete, al di là del contratto, nel corso del 2021 abbiamo fatto un lavoro di grande messa a punto dell'insieme degli elementi che man mano nel tempo erano emersi e avevano anche trovato una forma di regolazione, come vedete, con intese o accordi, normalmente con gli enti locali, facevano parte degli accordi quadro con le regioni, facevano parte queste valutazioni, questi impegni, queste valutazioni, le esigenze del tavolo tecnico di ascolto, è uno strumento importantissimo con cui noi ascoltiamo i nostri stakeholders e i nostri clienti, comprese naturalmente le regioni che sono clienti di Rete Ferroviaria, rispetto alle esigenze di mobilità aggiuntive che esprimono e quindi che non possono spesso, come vedete, ben 250 sono le soluzioni di investimento che si sono dovute, su cui si deve ragionare per rispondere alle esigenze di mobilità che allo stato attuale si presume che non possano essere soddisfatte con l'infrastruttura esistente. Quindi il meccanismo da noi messo in atto, questo è un fatto, prevede l'ascolto di tutta una serie di contesti che fondamentalmente si riferiscono alla necessità di muoversi nel paese in maniera sempre più agevole, seguendo le linee strategiche che ci vengono date e che generano effettivamente la messa a fuoco di alcune esigenze. Oggi abbiamo censite, 250 sono le esigenze censite, di cui una selezione, solo una selezione è stata inserita nella famosa tabella delle priorità e che rappresenta, perché evidentemente anche con la presenza del PNRR, le analisi interne, la concentrazione sull'elaborazione delle progettazioni del PNRR è stata altissima in questi mesi e quindi direi anche è stata prioritaria. Vede la praticamente conclusa quella del PNRR con gli ultimi invii di pochi giorni fa e quindi si è liberato spazio per riprendere in mano le esigenze che sono state censite in tutti questi anni che sono molto ben chiare e che quindi abbiamo indicato come appendice del contratto vecchio ma il meccanismo del contratto vigente, ma il meccanismo sarà il medesimo nel corso del contratto nuovo. Questo è quello che anche noi studiamo, perché è un ottimo strumento per mettere a fuoco un'analisi preliminare approfondita, perché veramente da molti elementi
come tarare, come rispondere a un'esigenza, perché partendo dal concetto che all'esigenza bisogna rispondere, ora che sia necessario fare un investimento, migliorare un servizio, ragionare su un upgrade tecnologico, questa è forse la parte su cui rete è più forte in assoluto, quindi a trovare la migliore soluzione per ferroviaria per rispondere a un'esigenza di mobilità. Io, Presidente, con questo mi fermerei, diciamo, parte dalla lista che è tutti nota, credo, che comunque tanto non è leggibile, sarà quindi negli atti. Se te condivide, Presidente, io mi fermerei. Eccoci. E lascerei, diciamo, a lei la parola. Apro la discussione qui. In commissione ci sono interventi. Senatrice Di Girolamo. Sì, io vorrei ringraziare la dottoressa Fiorani per l'illustrazione del fascicolo che comunque abbiamo qui in commissione. Insomma, chiaramente l'illustrazione è chiaramente pertinente al documento che abbiamo già approfondito. Mi domando, allora, il buono di questo documento è che crea un'ottica di visione molto ampia di quella che è tutta la previsione dello spostamento merci e persone su tutti i sistemi e mezzi esistenti, quindi da ferrovie, strade, partendo dalle reti TEN-T ampliate, mare, terra, aria, tutto. Il punto è che l'innovazione di questo documento porta in questa commissione l'esautorazione, l'impossibilità della commissione stessa di poter contribuire, come ha sempre fatto, nei contratti di programma e gli aggiornamenti di contratti di programma RFI, sui quali chiaramente, come insomma, gli atti riportano, la commissione è sempre stata molto attiva, molto proattiva nelle contribuzioni. La stessa cosa si riporta nella scheda, questa cosa viene riportata proprio nella scheda che è inserita nel fascicolo, che purtroppo non è numerato, però insomma, per farvi rendere conto, è la tabella terza punto 1.2, che sta appunto nella parte terza della documentazione, che elenca una serie di studi di fattibilità in corso e che appunto indica la provenienza della richiesta, quindi regioni, stakeholder, scusate, parlamentari o altre necessità economiche del territorio stesso. In questa tabella in particolare ci sono molte opere puntuali sulle quali la Commissione, non su queste ma su quelle precedenti chiaramente, la Commissione si è sempre espressa, comunque interloquendo sempre con RFI e volendo dare dei contributi fattivi positivi, conoscendo appunto i territori dai quali proveniamo. Mi domando ora, quindi questo cappello era comunque per sottolineare l'ottimo contributo di visione molto ampia e spaziosa a quella che è appunto la provisione quinquennale di questo documento. Mi domando se con RFI l'interlocuzione possa comunque continuare. La necessità dell'attuazione del PNRR ha fatto sì che la Commissione non possa più esprimersi sugli aggiornamenti e i contratti di programma in fase di stipulazione tra RFI e MIMS, scusate. Ma le documentazioni allegate agli aggiornamenti e ai contratti di programma in fase di stipulazione tra RFI e MIMS riportavano delle schede dettagliate su ogni progetto che, ripeto, risultavano molto interessanti ai commissari di questa Commissione. Mi domando se RFI potesse continuare per via informale a intrattenere interlocuzioni dirette con la Commissione, con l'invio ad esempio di quelle che sono le vecchie schede che noi conoscevamo e che comunque sono in via di implementazione, fermo restando quello che il contributo sarà formalmente ed esclusivamente dato sul documento strategico. Grazie. Grazie senatrice Di Girolamo, ci sono altri interventi? Chiedo io, siccome sono molto interessato alle innovazioni, non volevo un approfondimento su quello che riguarda l'idrogeno, che è in fase di sperimentazione. So che ci sono alcune linee che sono state
riconosciute e che probabilmente saranno attivate in questo quinquennio. Volevo sapere qualcosa al riguardo. Non vedo altri interventi, quindi vi cedo la parola. Scusi Presidente, purtroppo si sente piuttosto male dalla sua postazione, non ho colto la domanda. Ho capito che riguarda l'innovazione, ma non ho, diciamo, colto Sì, le so che sono in via di progettazione, in qualche caso avanzata, dei tratti ad idrogeno. E volevo un approfondimento di questo. Posso rispondere Certo, o... non ci sono altri interventi. Allora, diciamo, con riferimento alla senatrice De Girolamo, diciamo, direi che diciamo, le schede sui progetti e quindi l'informativa che riguarda i progetti e lo stato in cui le attività che portiamo avanti, comprese quelle che riguardano studi preliminari di fattibilità tecnico-economica, certamente come dire, quindi potranno essere inviate e potranno continuare a essere inviate con, diciamo, un approccio diciamo, di stato d'avanzamento dei lavori o delle attività che noi portiamo avanti. Quindi se si riferiva, ancorché piuttosto specifiche naturalmente, perché diciamo, quindi io non ho nessuna, diciamo, difficoltà a immaginare che a fronte di questo diverso, diciamo, assetto dei rapporti con la Commissione, diciamo, poi si verifichino degli elementi di dettaglio maggiore proprio su come stanno procedendo le cose e come le scelte si stanno delineando. Quindi risponderei positivamente, fatto salvo che, diciamo, naturalmente poi sarà anche il Ministero a diciamo, capire se, diciamo, sperando che ritengano non abbiano nulla in contrario. Quindi come società certamente è così. Per quello che riguarda l'idrogeno, effettivamente noi abbiamo ricevuto le risorse finanziarie per fare una linea di idrogeno, una linea in Abruzzo tra Sulmona e Terni, in realtà diciamo Abruzzo-Umbria, tra Sulmona e Terni. Stiamo effettivamente, per la quale era prevista una elettrificazione. Quindi è stato, diciamo, chiesto di fare questo tipo di realizzare questo tipo di intervento. Ci sono state date le risorse dal commissario del cratere per poterlo realizzare. Devo dire che noi, come rete, abbiamo fatto un'analisi delle linee ferroviarie che oggi potrebbero avere una vocazione a transitare l'idrogeno. Quindi sono ovviamente quelle non elettrificate, ma non tutte quelle non elettrificate, quindi anche quelle che, diciamo, di quelle non elettrificate è stata fatta una selezione che oggi ha portato a individuare circa 2.000 km di linee ferroviarie che potrebbero avere un'adeguata vocazione alla trasformazione di idrogeno. Dico adeguata vocazione perché in effetti anche l'assetto regolatorio del funzionamento dell'infrastruttura idrogeno e quindi tutti gli elementi, compresi quelli di sicurezza, che aggiungo, non sono definiti. Quindi questa prima esperienza sulla Terni Sulmona servirà anche ai diversi soggetti che non sono pochi, che faranno parte di questa, diciamo, di questa attività, di mettere a fuoco gli aspetti tutti che andranno regolati. Quindi quale sarà il ruolo del gestore, qual è il ruolo delle imprese ferroviarie, qual è il ruolo della SFISA, come trattiamo la produzione, come trattiamo la trasmissione. Quindi oggi il progetto prevede di realizzare il sistema completo in questa, diciamo, pezzo di infrastruttura, ma cosa molto utile, perché realizzare il sistema completo consentirà di capire, diciamo, come andrà poi nel mezzo di questo percorso, come dovremo regolare i diversi aspetti. Sperando di aver risposto esaurientemente, Presidente. Va bene, io ho compreso, è sicuramente un argomento molto interessante per tutti noi, approfondiremo. Sicuramente quello che diceva la senatrice Di Girolamo è una cosa che è emersa da parte di tutti i commissari e quindi lavoreremo perché
l'accordo di programma poi in qualche modo giunga anche in commissione, perché abbiamo sempre seguito con estrema attenzione questi processi. Quindi vi ringrazio, grazie anche per il documento e vi auguro buona giornata. Grazie, arrivederci Presidente, arrivederci a tutti. Chiudiamo in sala dei presidenti. Sì, grazie. Chissà sta cosa, non l'ho C'è vista. la trasmissione.